E i reati predatori nel nostro paese, cioè furti, rapine, scippi e borseggi, sì, sono in aumento. Quindi vuol dire che l'azione del governo è stata totalmente insufficiente. Mm. Non c'è certezza della pena e lo dimostrano i fatti di cronaca. Il ladro, se viene beccato alla sera, viene rimesso in libertà il giorno dopo. Quindi il principio della certezza della pena non è assolutamente, scusa, garantito. Voi invece avete introdotto un istituto che è quello della particolare tenuità del fatto. No, ovvero, ma tu cosa stai dicendo? Bugie. Tu commetti... Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Avete io ho la pubblicità per 30 secondi. La pena minima o no? Avete introdotto il principio della particolare tenuità del fatto, tale per cui se uno ruba la bicicletta rimane impunito. Quello è esattamente la negazione del principio della certezza della pena. È stato alzato. Sono il gong. Non c'è la legge, Fiano, è un anno e mezzo che è un anno e mezzo. Ma Fiano non può raccontare male ai cittadini. Fiano, se volevate aumentare le pene sui furti, facevate un decreto. Siete il governo che ha fatto più decreti nella storia di questo paese. Avreste potuto fare un decreto per aumentare le pene dei furti. Invece c'è un disegno di legge che è all'attenzione del Parlamento. Devo andare in pubblicità. Fiano, le pene sul furto sono aumentate, sì o no? Non mi fate. C'è una legge che oggi prevede l'aumento delle pene sul furto. No, no, Fiano. Come vi stoppo? Scusate. Devo andare.